presenti questa sera. Un ringraziamento lo vorrei fare al pubblico che questa sera sarà qui insieme a noi. Io mi ricordo una cosa che Sandro Rossi disse il 3 settembre: i nostri minifacchini sono il motore della macchina, ma senza il pubblico che li incita non hanno la benzina, perché voi siete la benzina dei nostri minifacchini. Per questo vi ringrazio. Un grazie va ai nostri grandissimi costruttori Marco Fulvi e Mauro Taschini della ditta Autotrasporti Duscia, Andrea, Stefano e Daniele Mancinelli della Mastro SRL e i progettisti Luca Occhialini e Antonella Servi. Un grandissimo ringraziamento, perché a volte uno dà le cose per scontato. Sono tutte quelle aziende, quei negozi e quei privati che ogni anno ci permettono, e specialmente quest'anno dopo 4 anni, sia di rifare la festa in piazza e sia di costruire questa grandissima macchina e di mantenerla di anno in anno. Grazie a tutti quelli che ci hanno dato una mano. Un ringraziamento va a chi tantissimi anni fa ha creato questa macchina che è passata per le vie di Viterbo, che sono l'architetto Antonini e il, purtroppo che non c'è più, il maestro Roberto Ioppolo. Prima di consegnare dei presenti alle autorità vorrei ricordare alcune persone che sono il nostro amico Tony delle Piagge, che purtroppo quest'anno ci ha lasciato, il vicepresidente dell'Avis, sempre un grandissimo amico del comitato, Cesare Cencioni, un altro amico che a me ha fatto anche il presidente qui alla Virtus Pilastro, che è il grandissimo Raffaele Cagliazza. E per ultimo vorrei ricordare il maestro Paternesi. Ho un pizzico di commozione. Pino. Sì, assolutamente. Perché tutti insieme questa sera salutiamo una persona che è la storia della mini macchina del Pilastro, Pino Loddo. Un applauso per Pino, che ha deciso al suo 50° trasporto come capo facchino, ha deciso di passare il testimone, continuerà a starci vicino, continuerà a seguire i mini facchini come ha sempre fatto in questi anni. Io ne ho 34, faccio attività civile da 12 e tu ci sei sempre stato. Ci sei sempre stato, e come ci sei stato per generazioni di facchini e di mini facchini, penso che ne avrai cresciuti nonni, padri e figli, e generazioni di mini facchini sono passati sotto la tua scure, perché stamattina ti ho detto che sei una delle persone più burbere che io abbia mai conosciuto, eppure il tuo essere burbero è pari soltanto alla grandezza del tuo cuore, Pino, e di questo credo che tutta la comunità di Viterbo ti debba essere grata. Abbiamo raccontato questa sera ai mini facchini l'importanza di essere patrimonio immateriale dell'umanità, e quest'anno ricorre il 10° anniversario e la macchina è patrimonio immateriale dell'umanità, e ci sono persone che fanno la storia della macchina di Santa Rosa e persone che fanno la storia della comunità che vivono, e tu sei una persona che ha fatto la storia del trasporto della macchina di Santa Rosa con la mini macchina del Pilastro e di tutto il quartiere Pilastro, e di questo la città ti deve rendere merito, e perciò io adesso ho bisogno di una mano. Le piace? Perché ti abbiamo portato due cose. Una è una maiolica che rappresenta il leone della città di Viterbo. Qui c'è un pensiero che è dedicato a te, Pino. Eccola qua. Che è la forza della nostra comunità, è il simbolo della città, tento a non rilasciarlo, e significa per noi
quanto tu significhi per la comunità dell'est di Viterbo, e questo è quanto la città ti vuole tributare oggi. E poi c'è una cosa che è da parte mia, diciamo come Chiara e come sindaca della città. Allora, quando siamo arrivati in consiglio comunale, a ogni consigliere comunale abbiamo regalato uno stemma della città. Erano gli ultimi rimasti, non ce n'era più nemmeno uno a cercarlo. Stasera ho detto che adesso lo troveremo, e non l'abbiamo trovato, però ci tengo, e quindi questo è il mio. Questo è il mio, e avrei piacere che tu lo portassi insieme allo stemma del sodalizio dei Falchini. Forte, Chiara. Chiara, tirate un po' più giù. Questo è il mio, ed è lo stemma della città che spero che tu possa portare sul cuore insieme allo stemma del sodalizio dei Falchini di Santa Rosa, e portare con te il grande lascito che stai lasciando, scusa il gioco di parole, a tutto il quartiere Pilastro e a tutta la città di Viterbo. Grazie. Grazie. E quindi stasera tutti insieme, prima di dire viva Santa Rosa, diciamo evviva Pino Lotto! Evviva! Evviva Santa Rosa! Evviva! Grazie mille, Chiara, per te. Io ho una parola soltanto per ringraziare il comitato del Pilastro, per ringraziare l'anima, la mente, il cuore, e credo di poter dire senza dubbio l'esempio, caro Pino. Io credo che questo sia il testimone più importante che tu lasci non soltanto a questi un po' meno giovani, diciamo, no? Che stanno prendendo e hanno già preso le redini del comitato, ma anche a tutti i ragazzi che nel tempo è cresciuto e che oggi essi stessi vivono ruoli di responsabilità. Credo che l'esempio, più di tante parole, sia l'elemento, il testimone migliore da poter lasciare, per cui essere apprezzati, riconosciuti, ricordati. Poi siamo tutti coscienti che nessuno si libererà facilmente di te, quindi apprezziamo la tua anche volontà, capacità di saper lasciare in un momento in cui hai ancora tante energie da dedicare a tanti aspetti, compresi quelli familiari, ma siamo tutti certi che continuerai a guidare questo gruppo straordinario. Io chiedo l'assistenza al Presidente. Questa sera faccio da valletto, vedi, mi sto a mezzo, un po' in po'. Anche io, in rappresentanza della Regione Lazio, del Consiglio Regionale Lazio, d'accordo con il Presidente Francesco Rocca e d'accordo con il Presidente del Consiglio Regionale, Antonella Origemma, abbiamo inteso rivolgerti un piccolo pensiero. È una delle targhe, ne avrai tantissime, però questa ricorda proprio questa ricorrenza del 26 agosto 2023, che penso porterà nel tuo cuore e tutti noi porteremo nei nostri ricordi per tanto tempo. Un caro abbraccio, Pino Loddo, e un caro abbraccio a tutto ciò che tu lasci in questo quartiere, in questa città, questi meravigliosi ragazzi. Grazie. Innanzitutto sono molto onorato di essere stato scelto in rappresentanza del sodalizio dei Falchini di Santa Rosa. Porto il saluto del Presidente, del Capo Falchino, del Consiglio Direttivo e dei Falchini tutti. 50 anni di Capo Falchino sono tanti. Il Consiglio Direttivo ti ha omaggiato di un qualcosa che è molto importante, perché sei stato una fucina, qualcuno che ha creato tanti di quei ragazzi che oggi fanno parte della nostra grande famiglia, sono partiti da qui. Grazie veramente, Pino. Grazie a voi. Grazie. Questa è per voi, Luca. Questa è per te. Andate avanti, Pino. Allora, in realtà mi sono detto in questi giorni cosa dire in questa occasione. Poi in realtà quello che mi è passato in testa è i numeri
parlano da soli, 50, più 51, più tutti i bambini che sono passati nell'arco degli anni. E quello che rimane poi è proprio questo, quello che avete, che hai seminato in tutti, in tutto questo tempo. Grazie. Abbiamo pensato di regalare a Pino questo, il simbolo della nostra città, che è il leone, perché Pino per Viterbo è stato e sarà un leone per i suoi 50 trasporti che non finiranno qui, lo sappiamo tutti, quindi con stima, amicizia e tanto affetto, grazie Pino. Grazie a te, Luigi.